è stato tramandato di generazione in generazione per 1800 anni. L'Hokuto Shinken. Un campo arcano e micidiale che, mediante la concentrazione della propria energia nei colpi e la pressione dei punti segreti presenti nel sistema circolatorio nemico, è in grado di distruggere il corpo di questi dall'interno. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra tutti gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Tale incipit è ormai divenuto famoso tra tutti i fan di anime giapponesi quale introduzione della prima serie di Hokuto no Ken, meglio conosciuto in Italia con il titolo banale ma efficace di Ken il Guerriero. Proprio alla prima serie di Ken che il film Ken il Guerriero, la leggenda di Hokuto, si rifà analizzando la parte centrale denominata Piramide del Sacro Imperatore. Come già detto, il film è interamente ambientato in un mondo privo di leggi, quella società sconvolta dagli attacchi nucleari, popolata da uomini che aspettano i pazienti l'arrivo di un salvatore che riporti la luce e metta fine alla paura. A testimonianza che quando Nanto perde la sua lucentezza, Hokuto arriva per ricondurlo sulla via retta. Tu ormai sei già morto. Ecco quindi entrare in scena i tre fratelli di Hokuto, con convinzioni diverse, accomunate però dallo stesso fatto. Kenshiro, erede della millenaria e divina scuola di Hokuto. Toki, imperterrito soccorritore della popolazione, in preda al caos e alle barbarie del terribile Souser. E Re Raul, il maggiore dei tre, che sfrutta le dottrine della scuola di Hokuto per soddisfare la sua sete di potere. Ma quando i tre fratelli si ritroveranno uniti per sconfiggere Souser, solo Kenshiro scenderà in campo per lo scontro finale. Una poco attenta analisi verrebbe da dire come giustamente sia Kenshiro il protagonista indiscusso della narrazione, ma non è del tutto vero. Con l'inserimento dell'amore soffocato tra Raul e Reina si affievolisce l'attenzione su Ken. Non è un caso, infatti, che le sue tristi vicissitudini romantiche siano del tutto scomparse. Rovesciando la medaglia, però, tale scelta potrebbe sembrare un punto a sfavore del film, caratterizzato da un persistente riassunto. Scelta però inevitabile per narrare in un'ora e mezza in primis motivi che spingono Ken alla cruenta lotta con Souser e in ultimo, cronologicamente parlando, lo scontro finale. Quello che stupisce di più in questo lungometraggio è la totale mancanza di sudditanza alla violenza, cosa strana per uno dei manga più cruenti o almeno etichettato tale degli ultimi 25 anni. Le scene di combattimento sono infatti assai limitate rispetto alla durata totale del film e sebbene non manchino momenti di fuoriuscita a fiumi di sangue, non sono mai inseriti per il semplice gusto di farlo, ma solo se strettamente necessario. Dal punto di vista tecnico il film è realizzato in maniera ottimale, sebbene nella prima parte della pellicola la storia pecchi di un'eccessiva pacatezza, soprattutto se paragonata alla dinamica e veloce narrazione del manga. Tale apatia viene trasposta anche nei disegni,
che assumono così il compito di focalizzare principalmente l'attenzione sui dialoghi dei personaggi più che sulle loro azioni. Nonostante questo, rimangono comunque ben realizzati, come dimostra il character design che rende più realistici i personaggi della storia. In conclusione, chi conosce il cartone animato faticherà ad apprezzare questa nuova versione prima di una lunga serie, vedrete di occhiuto, ma vale veramente la pena assistere a un capolavoro di analisi psicologica che dona più profondità alla classica storia che i fan conoscono meglio. La tua vita avrà fine tra 3 secondi.